Benvenuti in Kiwi! E benvenuti ragazzi, benvenuti a questa nuovissima edizione di X Village Cosplay Day. Oggi una grandissima edizione, una grandissima giornata di cosplayer dove andremo a fare un po' di interviste, un po' di gente, un po' di roba. Ok ragazzi, seguitemi, vieni. E allora iniziamo a fare un po' di interviste, anzi vediamo prima la situation, fai vedere la situation un po' in giro com'è. Ah, c'è sta un po' di gente, un po' di cosplay da andare a fare, un po' di intervista da un po' di fastidio a gente. Andiamo a vedere, seguimi. Andiamo a vedere a chi è che dobbiamo dare fastidio. Andiamo a vedere. Allora, fammi vedere. Ah, c'è sta pure Lady, come che ti chiami tu? Chi sei tu? Isabella. Isabella, del cavaliere dello zodiaco, ma dove li ha lasciati gli altri cavalieri, cara? A casa li ha lasciati. Ma vabbè. Meglio da sola. Senti, ma tu dove ti vai ad esibire? Sul palco? E che fai? È un'esibizione, un pezzo di una. Una sorpresa, non spoileriamo niente. Come ti chiami tu? Chiara. Ma su Instagram ci stai? Sei un po' social, diciamo? Sì. Nial Art Cosplay. Come, scusa? Nial Art Cosplay. Vabbè, mi raccomando ragazzi, seguitela e ci vediamo al prossimo. Una mano a fastidio da qualcun altro, una mano a fastidio. Fammi vedere. Oh, ma tu che ce fai con sto martellone, zi? Ci devo ammazzare rompiballe. Devi ammazzare. Ah, quindi mo mi danno una martellata a me, dai. No, mica si rompi palle. Ah, è chiuso. Senti, ma come ti chiami tu? Come ti chiami? Il personaggio è Carl Eisenberg. Di cosa? Videogioco Resident Evil Village. Oh, Resident Evil Village, che mi sa che credo che sta insieme a lei, vero? Fa vedere pure a lei. Tu com'è che ti chiami? Io sono Lady Alcina Dimitrescu, sono una contessa vampira. Sei la contessa vampira, vedi? hai zanzare, come ci dice? Amiche zanzare, c'ha amiche. E mosche. Ma come ti chiami tu? Francesco. Federica, ho capito. Ma su Instagram ci stai, siete un po' social? Io ho il profilo Mr. Negan perché di solito faccio il cosplayer di Jeffrey Dean Morgan Negan. The Walking Dead. Metti io zoom in faccia. Vedi, oh, che roba! E robetta. E tu invece? E io, Federica Giusti, mi trovate semplicemente col mio nome. Semplice Federica Giusti, semplice Chiara. Ma voi dopo vi andate a esibire sopra? Ci siamo iscritti alla gara, sì. E che fate? Una parte del videogioco. Una parte del videogioco. Non spoilerate niente, raga, non spoilerate niente. Andiamo alla fastidio da qualcun altro, andiamo alla fastidio. Vediamo chi è che ci sta. Professore, ma che sta a fare qua, professore? Stiamo a fare rapina, stiamo a fare. Oddio. Come ti chiami, zi? Mirko, che sta a fare qua? Tu come ti chiami? Io sono Kiwir. Kiwir, ove Kiwir? Piacere mio. Nome in codice? Il mio? È professore. Oh professore. Bell'uaglione. Stava, ma tu poteva esibire sul palco, zi? Sto andando via perché vado a lavoro. Come te stanno? Stiamo in ritardo tutti, sì. Qua lavoriamo, E quindi, ma è la prima volta che ci vieni qua? Qua, ossia, sì. Mi raccomando, seguita dal professore. Com'è che ti chiami su? Cioè, stai su Instagram, sei un po' social pure tu. Come no? Come ti chiami? el.professor.basso. Mi raccomando, ragazzi, seguitelo, professore, che veda qualche cosa dei lingotti d'oro, ci sta? Certo, dai. Ciao caro! Grazie. Ah raga, ma che state a fare qua raga? L'idea era preparare un tavolo del gioco di ruolo, perché vabbè abbiamo una pagina Instagram, io e altri ragazzi, lui è un amico esterno. Tu sei un amico esterno, sì. Sì, ma con Molma, se colgo occasione faccio un po' di promo. Fammi vedere sì raga. Instagram, Discord, ci siete? Oh, questa è la parte importante, si vede? Si vede. Dai, ok, questo me lo tengo io, sì. Quindi c'era l'idea di preparare un tavolo del gioco di ruolo. Quindi è il libro. Questo è il manuale, è uno dei giochi. Sì. Se può aprire. Sì, la parte più figa. Vedi, oh. Sti disegni, ma li hai fatti tutti i disegni, sì, no? No,
non è il mio, il manuale è comprato da Space Orange, anzi ex Space Orange, e insomma è un fantasy dark molto, molto duro, molto crudo, abbastanza horror a tratti, quindi diciamo non è il classico D&D, il classico Dungeons & Dragons, è un po' più adulto sotto alcune tematiche. Vabbè, andiamo a seguire a Jack Sparrow. Jack Sparrow, ma che sta a fare? Jack Sparrow, dove sta andando? Dove sta andando, Jack? A trovare il room. A trovare il room, ma che è finito? Il room finisce sempre. Dai, ma la perla nera andò lasciata. È qui, sta parcheggiata. In doppia fila, lei me. Ah, quindi la tua perla nera in doppia fila. La perla nera in doppia fila è la mia. Ah, ecco, tra poco stanno arrivati i vigili, zi, fai attenzione. Sono pirata, me la faccio scalare la muta. Te la fai scalare, dai, dai. Dai, oh, allora, siamo qui con la prima esibizione, la prima concorrente che ha fatto. Che hai fatto, zi? Fammi capire. Come che ho fatto? Io sono una bellissima interpretazione e realizzazione del personaggio storico della Lady Nera di Sailor Moon. Chi mi conosce sa che io già 10 anni fa ho realizzato Sailor Moon, sono spesso Sailor Moon interprete. Ah, fai spesso Sailor Moon, quindi. Tantissimo, è diciamo una delle mie serie preferite, interpreto proprio spesso e volentieri Sailor Moon. Ne ho 3 versioni all'attivo, più alcune versioni, diciamo, casalinghe, chiamiamole così. Cioè in versione sexy, diciamo, scosciata, cosa? No, io sono un po' più da elegance mood, sono più posh spice. Perché una signora, diciamo. Una signora, no. Facciamo sgambare altre, anche perché vabbè ci sgambiamo ma con eleganza. Fa vedere la sgamba. Cioè, e poi sono una delle poche cosplayer che indossa il tacco a spillo e senza plateau. E questo pure va detto. Mica gotica. Ma come te stai sui social? Come te trovano sui social? Social mi trovate tranquillamente anche su Facebook come Diva Eris e anche su Instagram come Eris Tedesco. Uso tutti i social praticamente, anche TikTok. Siamo veterani ormai. Dai, ci seguitela, mi raccomando. Ciao cari! Abbiamo fatto un po' più e fatte vedere bene. Oh, brava! Questa è la terza esibizione, raga, la terza esibizione che abbiamo visto anche prima nelle pre-interviste. Ripetiamolo, Kudu, come te chiami? Chiara. E mo dice che hai fatto sul palco, dai, mo ce lo puoi dire. Allora, ho interpretato Saori Kido da Senseiya, o la Isabel che sarebbe Atena. E ho fatto praticamente un monologo contro Ade, che è uno degli antagonisti principali appunto della serie. Oh. Stessa. Come ti è sembrata questa giornata, questa esibizione? Come ti è parsa? Ma oddio, io diciamo che tendo sempre a migliorare, quindi è andata, però poteva andare meglio. Però divertirsi. Brava. Dai, raga, mi raccomando, seguitela. Nial Art Cosplay. Dai, raga. Oh, brava. Nicoletta, che hai fatto? Dice un po'. Il personaggio di cui ho fatto il cosplay è Lumin di Genshin Impact, che sarebbe un gioco che sta andando di moda nell'ultimo periodo, e ho voluto fare il cosplay di questo personaggio perché alcune volte mi rispecchio in lei e non so che dire, sono troppo timida. Bro, non ti preoccupare, sei stata bravissima, brava! Saluta gli amici, salutami! Ciao! Ciao cari! Allora, come ti chiami innanzitutto? Io sono Claudia. Io Simone. Oh, e che avete fatto sul palco? Dice un po'. Io Mari. E io Sanni. Io Mori, che è un videogioco. Ok, che avete fatto? Raccontami un po' l'esibizione così, in un minuto, allora, dai. Yeah. Praticamente loro sono fratelli, ok? Ma per un evento che succede, lui perde la sorella, però continua. Tragico. Sì, abbastanza tragicamente, però continua a immaginarsela nella testa. Ah, vabbè, a posto, dai, e come te chiami sui social, cara? Io sono Dog Kitchen, sia su Instagram che su Twitter. Per me Instagram è RocoTVB, by the way. Scusa! Che ha detto? TVB, by the way, è strano, è molto lungo. L'hai scelto cortissimo e facile. Sì. Dai, raga, alla prossima! Siamo con la quinta concorrente che si chiama... Veronica. Veronica, oh, dici un po', che come ti è sembrata questa esibizione? Un po' d'ansia, devo essere sincera, anche la prima volta su un palco. Quella non manca mai l'ansia. Sì, quello sicuramente. Senti un po', ma come te chiami sui social? Dice un po'. Allora, non ho proprio un profilo cosplay, quindi devo rimediare. Ok, su Instagram ci stai? Sì. Brava, come te trovano? Allora, Nicotine Paces. Nicotine Paces, sempre questi nickname, sempre molto semplici e molto facili da trovare. Bravissima, grazie mille, sei stata fantastica. Grazie.
Siamo con la sesta, giusto? Oh, come ti chiami? Asia. Asia, ok. Ti è piaciuta sta esibizione? Come ti è sembrata? Ci ho messo la prima comunque, però... La prima? Sì. Brava, bravissima! Come te trovano i nostri amici su Facebook, su Instagram, TikTok, stai? Sì, mi chiamo Kizzy, con la Y finale, punto, display. Bravissima! Dai, un saluto ai carissimi amici, dai, sciogara! Siamo con... Matteo. Matteo, che hai fatto? Che personaggio, eh? Gaemon. Gaemon, e facci una canzone, cantaci una canzone, dai, Chi lo sa che faccio? Chissà. Senti, come te passa questa esibizione? Fammi sapere. Beh, la prima volta, quindi effettivamente, boh, non c'ho mezzi di paragone. Vabbè, ma sta katana, fammi, è vero o è di plastica? Diciamo, è vera fino a una certa, cioè è vera mantaglia. Ambe, bella roba, dai. Allora, come te chiami sui social? Come te chiami? Metti 98. Metti 98? Cosa metti? Cosa metti? Metti 98. Metto roba normale. Metti roba così. Roba così. A vita che te passa. Bevutina con gli amici, con i boys. Sì, sì. Dai. Ci vediamo alla prossima. Ciao caro! Oh, Anvedio, a te ci ho messo pure in copertina. Allora t'hanno già visto in copertina. Come ti chiami? Arianna. Gemini, direi. Gemini? Oh, bravo. Oh, vedi questa armatura, vedi come è bollente, sì. Ma ti è piaciuta questa esibizione? A voi è piaciuta? A te è piaciuta? A te è piaciuta, sì? A te è piaciuta? Scrivilo qua sotto. Egna, come te trovano i nostri amici? Sì, mi è piaciuta. Mi è piaciuta. Come te trovano i nostri amici su Instagram? Ci sei su Instagram? Ci sono. Come te trovano? Arianna 1978 Orto. Orto? Orto. O-R-T. Ort. A Zappaterra non ci vai. Brava, ragazzi, mi raccomando, seguita che questa Anvedio, che robetta. Dai! Ok, allora, questa è l'ultima esibizione, raga, Anvedio. Ci abbiamo The Rock e chi altro? Mankind. Manca, dai, era. Come te trovano i nostri amici su Insta? Cioè, stai su Instagram? Sì, sì, Rock _ McGregor 982. Ok, e tu invece? Andrew Jack Black Melons. Ok, dai, come vi è sembrata sta esibizione? Sta esibizione, raga? Ma abbastanza piuttosto divertente, comunque fare il wrestling è sempre un qualcosa, diciamo, è uno show. Quindi non ci si deve prendere sul serio, ci si deve solo che divertire. Oh, io ho visto che vi siete dati un po' di mazzate, ma ti ha fatto male, sì? Ma lui mi ha fatto una mossa, io ho dato leggermente una schienata contro il pavimento di legno duro anche, quindi... No, è giusta l'impressione del dolore? Diciamo che io interpreto al 1000 per 1000 il mio personaggio, quindi pure il dolore era vero. Dai, Civa, fammi vedere sto microfono, fammi vedere. Oh, ragazzi, avevamo due microfoni, mi raccomando, raga, seguiteli a sti tipi, dai, yeah! E quindi, ragazzi, è finita così questa giornata di interviste all'X Village Cosplay. Mi raccomando, raga, seguite tutti sti tipi che abbiamo intervistato e mi raccomando, raga, se non lo sapete, sallo, sciocari, sciocarissimi!